Usura e sovraindebitamento sono delle vere e proprie piaghe che colpiscono le famiglie e le aziende con evidenti risvolti sociali nelle comunità. Rimanere intrappolato in una situazione di crisi è sempre più frequente, soprattutto in questo periodo di incertezza economico-finanziaria, per via dei numerosi rincari derivanti dalla congiuntura economica. Sensibile a tali problematiche, l'amministrazione comunale di Ori ha deciso di istituire lo sportello dei diritti del debitore. Per supportare quanti ricadenti nel circondario del Tribunale di Brindisi si trovano in difficoltà. L'iniziativa, possibile grazie ad una convenzione con l'Associazione I diritti del debitore Brindisi Sud e all'autorizzazione da parte del Ministero della Giustizia, è stata presentata nel corso di un convegno che si è tenuto nell'aula consiliare del Comune di Oria. Il problema del sovraindebitamento è una piaga sociale e come tale deve essere regolamentata. Tutte le leggi che vengono fatte, almeno nell'ultimo ventennio, non ho mai capito perché, sono di difficile intuizione, applicazione, lettura, chi più ne ha più ne metta. Allora questo sportello ha la finalità di spiegare alla cittadinanza, a tutte quelle persone o aziende che si trovano in uno stato da sovraindebitamento, qual è la procedura per poter accedere ai benefici che questa legge riserva. Quali servizi offrirà? Le persone o le aziende si rivolgono allo sportello dove c'è un professionista preparato sulla materia che darà le prime spiegazioni e dirà analiticamente quali sono i vantaggi e quali sono gli obblighi per poter accedere alla procedura da sovraindebitamento. Mi spiego. La persona sovraindebitata dovrà dare l'elenco di tutti i propri debiti, dovrà dire quali sono le attività e il proprio patrimonio e in base a questo, attraverso la nomina di un gestore della crisi all'interno dell'OCC, OCC sta per Organismo di Composizione della Crisi, proporre un piano da depositare al Tribunale al fine di creare un equilibrio tra sovraindebitato e creditori che hanno diritto appunto a percepire i loro crediti. Soprattutto nella situazione attuale, nel periodo lockdown, cioè il periodo del Covid, abbiamo visto chiudere moltissime attività e molte persone sono rimaste senza lavoro. E devo dire, parliamo anche per il futuro, non solo per il passato, quelle sono le situazioni attuali di persone che non hanno possibilità di pagare magari un mutuo che avevano già acceso e poi si sono ritrovati senza uno stipendio, ma anche per il futuro, considerato anche l'attuale situazione di crisi energetica. Quindi sono situazioni che ci sono sempre state, quindi l'indebitamento. Io parlo di indebitamento legittimo, nel senso che sia regolare, non doloso, non deve essere un indebitamento delle famiglie dovuto a sprechi o dovuto ad altre cose, ma per situazioni, appunto, come ho detto prima, che si vengono a creare dovute all'ambiente esterno, dovute all'evoluzione dell'economia, a situazioni particolari e non solo, anche per le piccole e microimprese è avvenuto e quindi un aiuto, un indirizzo, cioè non una condanna, giustamente come diceva anche il Presidente dell'Associazione, un indirizzo per regolare la cosa, difendere il debitore, ma nello stesso tempo garantire anche il creditore. Quindi sia l'una che l'altra cosa diventano, rendono la situazione legale, legittima e senza condannare nessuno. Noi siamo tra l'altro sul territorio, siamo forse l'unico, c'è un altro sportello, sono nella provincia, però la provincia appunto che è il Tribunale di Brindisi e il nostro, il territorio è quello relativo anche alla territorialità e la competenza del Tribunale e può estendersi a tutto il territorio, il beneficio si estende a tutto il territorio. L'augurio che faccio è quello che le persone che hanno bisogno, le aziende che hanno bisogno, non abbiano remore ad avvicinarsi a questo sportello. È uno sportello gratuito, che è una cosa molto importante, è uno sportello seguito da professionisti seri, professionisti esperti nella materia, che sicuramente garantiranno un ottimo risultato. E quindi io ringrazio soprattutto queste persone che si sono messe a disposizione per aiutarci in questo. Grazie. Noi stiamo provando ad essere presenti
CONI, affiancandoci ai comuni, siamo gli unici che facciamo questa offerta agli enti pubblici, gratuita, per provare a dare risposta al bisogno della gestione del debito delle famiglie che povere sono ma statisticamente non sono rilevate, o alle imprese che a causa di contrazione del fatturato, Covid, ora l'ultima le bollette, non riescono più a fatturare quello che fatturavano prima di questa crisi, prima anche del 2012, proviamo a riequilibrare la loro capacità di ripagamento dei debiti che hanno contratto con il fatturato nuovo che si è contratto a causa della crisi economica, non per loro responsabilità. Questo proviamo a fare e proviamo a farlo sull'intero territorio nazionale. Abbiamo sinora una copertura del 30%, proveremo ad andare avanti con sacrificio e impegno. Qual è la situazione peggiore, quella al sud o al nord? Allora, non vi è dubbio che al sud, anche se per dare una risposta concreta bisogna andare a vedere di quale segmento stiamo parlando. Allora, al sud è la famiglia che soffre, ma soffre assieme a tante altre cose perché gli manca il lavoro, perché manca il tessuto economico. Al nord soffrono, stanno soffrendo moltissimo le imprese, ma con la chiusura delle imprese il risultato saranno la perdita dei posti di lavoro. Quindi la crisi arriverà un po' in ritardo sulle famiglie al nord per effetto della chiusura delle attività e già sulle spalle delle nostre mogli, madri, cioè quelli che veramente sanno quali sono i sacrifici e quali salti mortali fanno ogni mese sono le donne e le mamme di famiglia, che sono costrette a pagare un mese una cosa piuttosto che un'altra, perché il primo bisogno, e questa è la norma, che è una norma di grande civiltà, bisogna provare a ridare dignità alle persone, la dignità significa un minimo di reddito, in questo senso anche l'intervento dello Stato, il sostegno, la Caritas, però su fasce diverse, perché la povertà è da chi non ha nulla, neanche il pane da portare a tavola, a chi invece, pur avendo uno stipendio, assolutamente una pensione, inadeguato al bisogno e che va aiutato in maniera diversa, cioè statisticamente non è rilevato perché risulta occupato. Gli risulta uno stipendio di 1.300 euro, ma se togli allo stipendio di 1.300, togli l'affitto della casa piuttosto che la rata del mutuo, e poi gli togli la rata per comprarsi la macchina per andare a lavorare, queste sono famiglie che sono sul bilico della povertà, sono su una linea, basta la malattia di qualcuno o basta una bolletta da 400 euro e salta tutto. E il sistema non ne aiuta, perché il sistema li finanzia, perché poi così li conduce verso la depressione, la ludopatia, perché la ludopatia, dicevo poco fa, il sovraindebitamento è un contenitore di illegalità, è un generatore, perché poi quando le famiglie, le persone vanno in difficoltà cercano le scorciatoie che sono il finanziamento, che sono l'usura, che è la ludopatia, cioè quanti pensionati vediamo che appena percepiscono la pensione sono al tabacchino a fare il gratta e vinci. Allora dobbiamo provare a cambiarle le cose, abbiamo il dovere, soprattutto dico io la mia generazione, di provare a farlo, a restituire quello che abbiamo avuto. E questa è un'opportunità per tutti perché è una norma trasversale, quindi abbiamo l'opportunità di intervenire tanto a livello, come dire, sociale, emotivo, che a livello poi di effettivo aiuto da un punto di vista concreto. Io personalmente ho ammirato e apprezzato tantissimo l'amministrazione locale che è stata così lungimirante e ha compreso, diciamo, il messaggio più intimo di questa norma, che è quello di sostenere e aiutare i nuovi poveri. Nuovi poveri che possiamo benissimo identificare nello stipendiato medio, che insomma con un reddito familiare all'incirca di 1.300-1.400 euro si ritrova molto spesso a dover sostenere gli evidenti costi di queste bollette energetiche,
figli all'università, imprevisti vari, spese ormai ingestibili, e quindi l'effettivo sovraindebitato, quello di cui noi ci occuperemo, è esattamente quella figura nascosta che dignitosamente ha la paura anche di mostrarsi e di rendere, diciamo, questa notizia intima. Io infatti a tal proposito vorrei dire che questa norma, come dicevo prima, è trasversale, ma bisogna avere un approccio con il sovraindebitato estremamente sensibile, perché si entra nell'intimità, nella famiglia, considerato che nel momento in cui si predispone un piano si chiedono tutte le spese che la famiglia sostiene interamente, quindi c'è una delicatezza nell'approccio che deve necessariamente portare noi, che siamo insomma esperti, tali ci qualifichiamo in maniera autoreferenziale, ad avere, come dire, ad avere una sensibilità più elevata rispetto ad una sensibilità legata ad un tecnicismo puro. Lo sportello lavorerà in simbiosi praticamente con quelle che sono le indicazioni date anche dalla rete nazionale cui facciamo capo, ma comunque accoglierà le persone o gli imprenditori o le singole famiglie che vorranno avvicinarsi al nostro sportello di segretariato sociale. Ascolteremo quanto hanno da dirci, ascolteremo i loro disagi e da lì partiremo per cercare di affrontare la loro problematica e provare a capire se può essere risolvibile. È un'importante funzione sociale, perché faremo tra l'altro da punto di riferimento, se la gente vorrà ovviamente, faremo da punto di riferimento e indicheremo con precisione quali possono essere le possibilità di soluzione delle crisi da sovraindebitamento cui sono andati incontro per svariati motivi, e chiaramente uno dei motivi maggiori in questo periodo sono le bollette da pagare, per cui alla fine la famiglia deve decidere se pagare la bolletta molte volte oppure andare avanti con quelle che sono le spese giornaliere.